sarà un videomessaggio di una regista iraniana, della quale poi vedremo un cortometraggio breve di una decina di minuti. Lei è Sonia Haddad per il cortometraggio Exam. Ascoltiamola. Hello everyone, this is Sonia K. Haddad. I'm the writer and director of the short film Exam, and I'm super excited and glad that my movie has been selected at Montecchio Lavi Film Festival. Firstly, I would like to thank the director of the festival, and secondly, all its crew for managing this great event. I really wanted to be there to watch the movie on a big screen with you all, but due to this crazy pandemic situation, I wasn't able to travel. So I wish you a great night and day, and have a great time at the festival. Thank you so much. Allora, Sonia ci ha detto: sono super eccitata e grata perché il mio film è stato selezionato a Montecchio Cinelaghi. Vorrei essere davvero lì con voi a guardare sul grande schermo il film, ma a causa della pandemia non sono riuscita a raggiungervi. Vi auguro una bella giornata e una bella serata. Enjoy e grazie a tutti. E allora adesso vediamo il cortometraggio di Sonia Haddad, Exam. Buona visione. The Human Ambient, una connessione tra l'uomo e l'ambiente, che ricordiamo fa parte del MATIF, il Matera International Film Festival. Inoltre vi ricordo che chi volesse acquistare il libro di Raffaele questa sera può farlo. E intanto parliamo di questi due progetti, insomma, come nascono, come nasce questa idea. Sì, The Human Ambient nasce con la partecipazione del MATIF, e nasce comunque da un'idea pregressa mia e di altri membri del MATIF, con cui insomma abbiamo ragionato per diverso tempo su un tema per dare spazio alla fotografia. Siamo partiti dalla Basilicata, ma poi l'idea che abbiamo trovato, che è questa che abbiamo chiamato The Human Ambient, che riguarda quindi la connessione tra l'uomo e l'ambiente, questa idea poi abbiamo scoperto che si è estesa a tutta l'Italia e anche oltre, perché il contest alla fine ha raggiunto grandi numeri e abbiamo avuto una partecipazione numerosissima che non ci aspettavamo. Io sono uno dei tre giurati, e la giuria si è riunita per la prima volta 3 giorni fa per un primo scrutinio, e abbiamo fatto una prima preselezione, e stasera vi mostrerò in anteprima alcuni dei lavori selezionati da me, che poi saranno discussi insieme a me e agli altri giurati per la valutazione finale. Ovviamente non posso fare i nomi dei selezionati, ma vi mostrerò soltanto le immagini in anteprima. Benissimo, grazie. Prima di vederle, raccontaci un po', insomma, come nasce questa passione di raccontare attraverso le immagini. Come nasce? Nasce dalla mia voglia di esplorare, dalla mia voglia di curiosare, di ricercare, e di non soffermarmi sulla superficialità, quindi di andare a fondo, un andare a fondo però attraverso lo stare insieme, al vivere insieme nella realtà, che poi decido insomma di andare ad approfondire, e quindi una sorta di scambio con i soggetti con cui mi ritrovo a interloquire, ecco. Anche di questo ne parlerò più approfonditamente a breve. Va bene, e allora vediamo questo contest fotografico, The Human Ambient. Ah,
Allora, come dicevo prima, ci sono qui questa sera tre progetti che fanno, sono quelli tra i preselezionati, ecco, perché ne abbiamo preselezionati 10 e questi tre sono stati in una, durante una prima scrematura selezionati da me e proposti agli altri giurati, quindi sono stati alla fine, sono rientrano tra i progetti finali che si giocano la posta in palio, che non vi avevo detto prima, di 1000 euro il primo premio, di 500 il secondo, e i tre primi classificati avranno una mostra prodotta ed esposta a niente poco di meno che al Palazzo Lanfranchi di Matera. Allora, il primo progetto che vi mostro, come vi dicevo, il tema è Human Ambient ed è stato declinato in forme completamente diverse. Ognuno si è cimentato a modo suo, c'è chi si è cimentato più sul racconto fotografico reportagistico, quindi su una storia per fotografie, e chi invece l'ha costruita una storia, ha costruito una propria narrazione, il tutto ispirandosi al tema che è quello del contest. Questo progetto qui mi ha entusiasmato tantissimo perché si tratta della storia di questo personaggio che tra l'altro io avevo conosciuto per lavoro, perché ero stato a fare un servizio fotografico da lui e dopo qualche mese l'avevo visto anche in televisione, un programma di Rai 3. Praticamente questo personaggio recupera degli animali dagli allevamenti intensivi e ha costruito una sua fattoria in cui questi animali ritornano a vivere, e lui vive, questo personaggio vive circondato da centinaia di animali che la mattina si svegliano e in fila vanno a bussare alla finestra della sua casa. Ecco, come vedete qui, il cavallo, la mucca, tutti hanno un nome, si affacciano alla finestra e lui gli dà da mangiare. E questa storia l'ho proposta per le fasi finali perché mi è sembrata molto interessante, molto curiosa. Come vedete, da mangiare, da bere al capretto con la birra, che beh, ovviamente dentro non c'è la birra. Altro progetto che vi mostro è sempre di tipo reportagistico, quindi una storia con una sequenza di immagini. Qui siamo a Taranto. È un racconto sulla situazione in generale della fabbrica e di tutto ciò che attorno provoca, se così vogliamo dire. È un lavoro che alterna i ritratti ad abitanti del quartiere Tamburi, con momenti, con luoghi che raffigurano la fabbrica, oppure altri soggetti che hanno parenti o hanno, hanno perso delle persone care. Poi ne ho selezionato un altro che invece ha un taglio, come diremmo noi fotografi, un modo di narrare, un approccio non reportagistico ma più sullo stile narrativo personale, quindi su una sequenza di immagini che è una costruzione di fotografie che sono state pensate e costruite per creare una storia.
E questo è The Human Ambient. Ci saranno la cerimonia di premiazione il 18 settembre. Chi può è invitato. Saremo presenti noi giurati e saranno insomma i giorni del festival del Matif. Grazie ancora a Raffaele Petralla e complimenti per il tuo The Human Ambient. Grazie ancora per essere stato qui con noi. Grazie, volevo ringraziare anche il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata che insomma ha reso possibile tutto questo. Insomma, lo ringrazio personalmente anche perché dà spazio all'arte, alla musica e alla fotografia. Assolutamente, grazie ancora Raffaele. Grazie a voi. Bene, la serata continua e invito a salire qui sul palco Pita Forum Sanfar, spero di aver pronunciato bene, l'accogliamo con un applauso. Buonasera, ben arrivata. Pita è iraniana e questa sera ci parlerai dell'arte in Iran, una tua riflessione. Buonasera a tutti, buonasera. Sono Pita e sono iraniana, sono molto contenta di essere qui con voi. Sono orgogliosa in questo evento e stasera avete dato possibilità a mostrare due cortometraggi iraniani. Mi fa piacere sapere che è stata data questa opportunità ai giovani artisti del mio paese. La mia terra è una terra di grandi valori artistici e umani che appartengono a una cultura molto antica, che è la cultura persiana. Quest'anno mi sono laureata in scienze del turismo. Proprio il tema della mia tesi era di un grande poeta iraniano che raccontava tutte le storie della nostra cultura in un'opera molto importante che si chiamava Shahnameh. In italiano il libro di re, in inglese The Book of King. Questo poeta che si chiama Ferdowsi, oltre a salvare tantissime storie epiche dell'antica Persia, ha anche preservato la lingua persiana. Ferdowsi è importante per l'Iran come Dante Alighieri è importante per l'Italia. Ferdowsi, nel raccontare storie epiche dell'Iran, descrive la cultura, la società e l'arte del suo popolo. Quindi si parla di musica, di danza, di architettura, di scultura, sculture e architetture che ancora oggi potete vedere nella città di Persepolis in Iran. Quindi arte che noi persiani, così come anche voi italiani, abbiamo nel nostro DNA. Per questo mi auguro sempre di più una collaborazione artistica tra i nostri paesi, sperando ci sia presto un ponte culturale che collega l'Iran con l'Italia. Che per noi iraniani l'Italia è simbolo di arte, cultura e libertà. Grazie. Grazie infinite per questo messaggio molto importante, Pita. Grazie per essere stata qui con noi, davvero. E veramente con questo messaggio bellissimo che Pita dall'Iran ci ha portato,
Noi concludiamo la seconda serata di Monticchio Cinelaghi, Ecologia dell'Anima, e vi invito a domani sera. Grazie a tutti.